Carla. Grazie mille, dottor Mercalli. Beh, intanto allora ditemi come è spazio alle vostre domande, soprattutto degli strumenti. Assolutamente, le premetto forse come avrà già capito che questo progetto nasce da una ricerca di sensibilizzazione su un bene che non è inesauribile, che spesso diamo per scontato e che è l'acqua. Quindi rispetto anche alle riflessioni sui cambiamenti climatici, su quello che è l'emergenza acqua che abbiamo vissuto nell'estate scorsa, ci piacerebbe sentire da lei dove stiamo andando, cosa possiamo fare e quali sono le prospettive future. Grazie mille. Allora, dove stiamo andando? Basta vedere cosa sta succedendo in queste ore nel mondo, in particolare in Messico, dove ad Acapulco c'è stato un uragano di categoria 5 che ha distrutto letteralmente la città di 780.000 abitanti. Non c'è più una casa integra, non si sa ancora quante sono le vittime e verranno purtroppo contabilizzate nei prossimi giorni, ma questo uragano di categoria 5 ha generato dei venti a 315 km/h. Ora questo vuol dire che con l'acqua ha a che fare fino a un certo punto, ma in realtà il clima è un sistema unico, quindi anche i fenomeni estremi di questo genere hanno a che fare con l'acqua. L'uragano, oltre ai venti così potenti, ha anche portato delle piogge alluvionali. Chiariamo subito qual è il legame tra il riscaldamento globale e l'acqua. Il riscaldamento globale è quel processo che, attraverso l'aumento della concentrazione di gas a effetto serra che noi emettiamo ogni anno nell'atmosfera bruciando petrolio, carbone e gas, provoca un aumento di temperatura che è valutato attualmente in circa 1,2 gradi in più nell'ultimo